allora adesso diamo fiato alle trombe perché annunciamo i vincitori della seconda edizione del premio Mario Frasca e i nostri protagonisti cominciano a fremare, no? Insomma, e allora, signori, ho il piacere di annunciarvi un'altra piccola parentesi: non è stato facile per noi della commissione, alla fine anche con i genitori, no? Perché noi invitiamo sempre i genitori, è stato difficile andare a vedere, però abbiamo seguito il criterio, no? Ci siamo dati dei criteri e in base a questi criteri abbiamo dato poi un punteggio finale. E allora, con, in base al nostro criterio, 18 punti, non pochi, i nostri criteri erano lo stile, la conformità al messaggio e quant'altro. Gianluca Lepore, eccolo qua. Un applauso. Bene. Allora, spostiamolo verso il centro. Eccolo qua, un attimo, arriviamo anche noi. Gianluca. Bene, allora, Gianluca va il terzo premio della seconda edizione del premio Frasca. Lo facciamo vedere, Gianluca. Eccolo qua. L'associazione Mario Frasca, sono 150 euro da spendere in strumenti di tecnologia. Tablet, telefonini, iPad, quello che vuoi. Insomma, divertiti, eh. Allora, questo è il nostro premio. Invitiamo anche i genitori. Eccoli invitiamo qua, Antonio. La dirigente scolastica. Il prefetto e... il generale, il prefetto e il generale, eccoli qua, facciamo la foto di rito. Il professor Venturino, testimonial anche di questa edizione. Bravo Gianluca, facciamo la foto, è il terzo. Al secondo posto, sempre con il nostro criterio, eccetera. Stile, conformità. Ricordiamo che il bando è stato pubblicato nel sito internet www.premiomariofrasca.it perché è tutto visibile, c'è il regolamento, quindi è tutto alla luce del sole. Quindi questo è importante ribadirlo. E volevo aggiungere soltanto una cosa: da quest'anno abbiamo iniziato ad inserire i testimonial. Perché questo? Perché abbiamo deciso di inserire il testimonial? Perché giustamente, se ce la cantiamo e ce la suoniamo noi, non va mai bene. Il testimonial è una persona che ha conosciuto Mario e quindi può dare una testimonianza. Vediamo l'anno prossimo qualche amico. Va bene, allora il qualcuno secondo che posto. È stato nel territorio, cercheremo certo, di portarlo, certo. Vediamo. Sì, secondo posto, quindi, Martina con 19 punti. Un applauso. Martina, eccolo qua, viene al centro, così ti saluta, tutti ti salutano. E ovviamente Martina, ricordo il quadro, molto bello. Sì, lo riportiamo, attenzione al filo sopra, va bene, abbassalo un po'. È molto bello questo quadro. Tra l'altro anche nella spiegazione ci è piaciuto, voi non lo vedete perché siete lontani, questi sono tutti fogli di giornali, quindi tutte le notizie sulle missioni di pace e quant'altro fanno da fondo un po' a questo quadro. Molto bello, cercheremo un posto con la dirigente dove posizionarlo e questo è il secondo posto a Martino. Grazie ancora, complimenti, vincitore della seconda edizione della premio Mario Frasca e l'alunno totalizzato 20 punti secondo quei criteri, quindi vedete una differenza molto labile, Mario Volpe. Un applauso. Eccolo qua, fiato alle trompe. Mario vince, porta a casa questo premio, avrà modo di ricordare ogni volta che usa questo personal computer la figura di Mario. Grazie a Mario potrai scrivere la tua tesi perché fa il quinto, quest'anno ovviamente deve sostenere gli esami, si diplomerà e aggiungo anche, ha scritto un libro e cercheremo di presentarlo a tutta la scuola, avremo occasione per poterlo fare. Bene, grazie. E ci rivediamo alla terza edizione del premio Mario Frasca.